Buonasera a tutte, a tutti, benvenute, benvenuti. Sono Massimo Pilati, presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. Benvenuti a questo evento online, in cui parleremo della situazione che c'è attualmente in Nagorno-Karabakh. Brevissima introduzione. Il Forum Trentino, per la Pace e i Diritti Umani è un organismo incardinato nel Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. E siamo a tutti gli effetti un organismo che quindi è chiamato per legge a occuparsi di informazione, formazione, ricerca, analisi sui temi legati alla pace, ai diritti umani, al dialogo, alla non violenza, alla mediazione dei conflitti. Come forum, alcune settimane fa, preoccupati dalla situazione che c'era appunto in questo territorio, in Nagorno-Karabakh, abbiamo pensato di capire meglio cosa stesse succedendo, quindi di informarci noi e soprattutto di informare la popolazione trentina e non solo, essendo noi un organismo del Consiglio provinciale e facendo parte nel forum anche, oltre alle associazioni, anche i comuni del Trentino, abbiamo pensato potesse essere un utile strumento. Un utile servizio quello di cercare di capire appunto con un webinar un po' qual era la situazione, cosa stesse succedendo in questo territorio. Per farlo abbiamo chiamato un partner con cui lavoriamo molto molto spesso. Il forum fa parte del Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento, con cui appunto noi lavoriamo spesso, che con noi coorganizza questo evento. All'interno del Centro per la Cooperazione Internazionale c'è l'unità operativa Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, che appunto soprattutto relativamente a questa situazione nel Nagorno-Karabakh sta seguendo la situazione, la sta seguendo con noi. E appunto qui con noi dell'osservatorio c'è Giorgio Comai, che dell'osservatorio è giornalista e ricercatore. Oltre a Giorgio ci parlerà della situazione Mario Raffaelli, presidente di Amref Italia. Ma soprattutto in questo caso lo abbiamo invitato perché ha una conoscenza diretta e ha un'esperienza diretta di quello che è il conflitto, in quanto Mario ha insomma, diciamo, è un politico da anni, è stato parlamentare, è stato segretario agli esteri e quindi ha anche avuto molta conoscenza di quello che sono le crisi nel mondo in quel periodo e dopo questa esperienza è stato capo della conferenza di pace tra Armenia e Azerbaigian, la conferenza di pace, quella del 1992 a Roma. Quindi questa sera, col mio ruolo più che altro di moderatore, avremo appunto, cercheremo di capire come siamo arrivati alla situazione attuale, perché dopo un lungo periodo in cui il cessate il fuoco degli anni 90 si manteneva, come mai siamo arrivati a settembre ad avere proprio una guerra e anche abbastanza intensa, perché ahimè stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di, si dice anche qui, non, la cifra non è chiarissima, ma si parla di 5.000 morti tra militari e civili. E quindi noi ci siamo chiesti cosa sta succedendo in quella zona. Abbiamo capito che ci sono persone che non conoscono la storia di quanto è successo tra Azerbaigian e Armenia, di perché quel territorio sia conteso, quali siano le ragioni da una parte e dall'altra. Quindi noi questa sera abbiamo pensato di dividere questo intervento online, diciamo, grosso modo in due parti. Una prima parte in cui chiederemo a Giorgio Comai di farci un inquadramento geopolitico e storico di che cosa sia il Nagorno-Karabakh, dove sia e perché, cioè, perché si sia arrivati alla situazione attuale, no? Quindi fino, diciamo, a una prima parte degli anni 90 in cui c'era stato un cessate il fuoco e in cui appunto entrerà anche Mario Raffaelli a raccontarci un po'
come ha vissuto quei giorni, come ha vissuto quel periodo e qual è stato anche il ruolo. E poi arriveremo un po' più ovviamente alla parte attuale, a capire anche quali sono gli attori che sono stati, gli attori che sono chiamati in causa in questo momento. Quindi, il ruolo della Russia, il ruolo della Turchia, il ruolo, mi viene da dire, il non ruolo dell'Unione Europea in questo momento, no? E poi, cercheremo di capire cosa significa il cessate il fuoco di pochi giorni fa, di lunedì di questa settimana, e che prospettive ci siano. E soprattutto quello che interessa più a tutti quanti, che futuro può avere tutto, che futuro ci può essere in quelle zone, cosa possiamo fare noi anche per aiutare e che prospettive ci possono essere. Ecco, ovviamente senza avere l'arroganza di avere una completezza su tutto e senza avere grosse verità, cercheremo da una parte nel racconto geopolitico e storico di essere il più oggettivi possibili. È chiaro che poi dopo, quando si va a parlare della situazione attuale, inseriremo anche delle considerazioni. In tutto questo nostro racconto, chi vuole di voi può ovviamente intervenire e lo può fare nella modalità che ci consente questo strumento. E quindi se avete delle domande, se avete delle curiosità, delle critiche, dei dubbi o anche delle cose che volete segnalarci, se volete dire, lo potete fare sulla pagina Facebook. E noi siamo, come in questo momento, siamo in diretta sulla pagina Facebook dell'Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa. Quindi potete riportare delle domande lì. Prima di cominciare, permettetemi un saluto. Sappiamo che in questo momento stanno seguendo questa nostra diretta anche persone che fanno parte sia della comunità armena che della comunità azera qua in Italia, e quindi un particolare saluto a loro che, indipendentemente da quello che si pensi in questo momento, da chi siano, se ci siano colpe o non colpe, indipendentemente da questo, che comunque ne parleremo, affronteremo anche questa situazione, ovviamente va la nostra vicinanza per quello che state passando in questo momento, e i vostri amici, i vostri parenti in quelle zone stanno passando in questo momento. Ok, quindi io direi che possiamo cominciare. Allora, come accennavo, ora darei la parola a Giorgio Comai, l'ho già detto prima, ricercatore e giornalista dell'unità operativa Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, che appunto da anni segue da un punto di vista giornalistico, ma non solo, da un punto di vista di ricerca, da un punto di vista di analisi, da un punto di vista di quello che succede nelle zone dei Balcani, del Balcani, del Caucaso e anche oltre. Quindi l'osservatorio appunto è uno strumento per noi trentini utilissimo per capire un po' una parte del mondo. E quindi Giorgio, che ultimamente si è anche occupato appunto di questa zona, e tra l'altro sulla pagina, sia sull'evento che sulla pagina Facebook, in questo momento dovremmo, se non l'abbiamo già fatto, condivideremo comunque un dossier che è presente sul sito di Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, in cui sono contenuti vari articoli che nell'ultimo periodo, appunto, fino a l'ultimo pubblicato oggi, l'Osservatorio Balcani, Caucaso sta appunto pubblicando. Quindi con Giorgio, appunto, in questa prima parte un'introduzione per capire da un punto di vista di geopolitica e storico come siamo arrivati fino alla prima crisi degli anni 90. Giorgio, io mi zittisco, a te la parola, grazie. Grazie, grazie, buonasera. Sì, cerco di fare una breve introduzione, però appunto lasciando maggiore spazio ai tempi vicini a noi, che sono quelli probabilmente più rilevanti e più interessanti a discutere in questo momento. Beh, insomma, quando si parla di conflitti come questo, spesso si parla di odi antichi e arcaici. Diciamo così, le situazioni di conflitto aperto sono relativamente recenti tra le comunità armene e azere della regione.
al di là di quelle che poi appunto sono le dinamiche di una regione complessa dal punto di vista storico, se si va, come dire, nella storia lontana. Quindi un po' vi erano state degli scontri, degli episodi di violenza a inizio Novecento, 1905 fino al 1907, e poi, come dire, degli episodi ben più noti nel 1920, sia un po' negli anni della guerra civile, negli anni in cui nasce anche l'Unione Sovietica, e anche il momento in cui, così mi sembra giusto cominciare da qui, perché è anche un po' la stessa città in cui in un certo senso è finita la guerra nei giorni scorsi, la città di Shusha, Shushi per gli armeni, a inizio secolo era una città con una presenza di varie comunità e un ricco passato multiculturale, però a inizio secolo la comunità maggiormente presente era quella armena. Questo cambiò in modo molto brusco con dei pogrom all'inizio del 1920, che portò alla fine praticamente della comunità armena di quella città, e nel contesto, negli anni che seguono, proprio in questi anni in cui si stabilisce in sostanza anche l'Unione Sovietica, nasce anche quella che è la regione autonoma del Nagorno-Karabakh. E quindi, insomma, prendo questo come punto di partenza. E spesso quando si parla di storia del Nagorno-Karabakh si fa anche riferimento a questa formazione dalla forma che sembra un po' anomala sulla mappa, come se fosse una trovata di Stalin, parte della logica del divide et impera. Insomma, quando si leggono i trattati che parlano di storia dell'epoca e della formazione di questa entità, la storia sembra un po' più complessa e anche meno determinata. Insomma, la situazione all'epoca era molto complessa, come è sempre, da ricordare, nei primissimi anni dell'Unione Sovietica vi era ancora un controllo militare nella regione non ben definito, e quindi sono state una serie di circostanze a determinare. In primo luogo la nascita della regione autonoma del Nagorno-Karabakh, il fatto che fosse all'interno dell'Azerbaigian e non fosse parte dell'Armenia, cosa che era apertamente discussa, come emerge anche dagli archivi dell'epoca, e infine l'esatto confine che quel territorio ha e con piccole modifiche ha avuto fino ad inizio anni 90. Quindi la situazione, che è un po' anche il punto di partenza che vediamo in tante delle mappe di questo periodo, è quella di questa regione autonoma, una regione a maggioranza armena, circa tre quarti della popolazione, e con una buona parte della comunità azera concentrata soprattutto appunto in questa città di Shusha, e circondata però da aree appunto facenti parte all'epoca della Repubblica Socialista Sovietica di Azerbaigian e poi appunto dell'Azerbaigian indipendente, abitate quasi esclusivamente da azeri e in parte anche curdi, ma quasi affatto da armeni. Queste erano le aree che circondavano, diciamo così, il Nagorno-Karabakh. E in questo contesto, appunto negli anni Unione Sovietica, anche lì ci sono tanti dettagli, tanti aspetti, tante dinamiche, però direi di non addentrarcisi, perché tutto sommato, come tanti altri regimi autoritari, l'Unione Sovietica è riuscita a mantenere una relativa stabilità al proprio interno, al di là, insomma, degli eventi bellici più importanti o di altre tragedie, come dire, create dal regime sovietico stesso, come ad esempio la deportazione di popoli interi dal Caucaso del Nord, ma sono questioni che non hanno interessato la regione, insomma, in modo particolarmente attivo, la regione di cui parliamo in questo momento. La cosa poi è cominciata davvero a cambiare negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, insomma, quando è iniziata la perestroica, in particolare nell'88. Ed è una fase in cui alcune dinamiche si sono sovrapposte in un modo simile a quello che abbiamo visto in altri paesi del blocco sovietico e dentro l'Unione Sovietica stessa, quindi sono un misto di richieste per la democrazia e nazionalismo, e nel caso specifico del Nagorno-Karabakh anche irredentismo o unionismo, come lo vogliamo chiamare, che era una appunto delle richieste principali del movimento nato in Karabakh nell'88.
Ora, questo movimento che da parte armena appunto ha una connotazione molto positiva appunto rispetto all'unione con l'Armenia, rispetto a una fase di apertura e riforme democratiche, ha avuto sin dall'inizio, come dire, una propria dimensione violenta che ha interessato entrambe le comunità, quindi vi sono state una serie di violenze reciproche e di pogrom che hanno appunto spinto le comunità azere e dell'Armenia, quelle armene dell'Azerbaigian e quelle azere del Nagorno-Karabakh e tutte le comunità coinvolte spesso a dover essere trovarsi costrette ad abbandonare le proprie case in seguito di episodi di violenza. E questo quando prima appunto l'Unione Sovietica, quando c'era ancora Gorbaciov, ha cercato in modo più o meno maldestro di controllare la situazione, non vi è riuscito, e si è arrivati a una guerra aperta. Mi accenno forse brevemente le conclusioni, prima di lasciare la parola a Mario Raffaelli, che su questa fase sicuramente ha da dire e avrà piacere di intervenire. Appunto, la situazione era molto complessa, ma al di là di quello che ci si poteva in un certo senso forse aspettare, vista la dimensione di Armenia e Azerbaigian, ricordiamo che l'Azerbaigian ha più di 3 volte la popolazione dell'Armenia contemporanea, l'Armenia riuscì militarmente a ad ottenere una vittoria militare. Ma su questo forse appunto, prima lascio parlare Mario Raffaelli, poi aggiungo qualche dettaglio, magari ripartiamo da qua, se siete d'accordo. Grazie Giorgio, insomma, veloce come appunto avevamo richiesto, ma ci serviva appunto un'introduzione per capire bene come un po' alla volta siamo arrivati a questo. Allora, Mario Raffaelli l'ho presentato prima, non ho detto che tra l'altro è stato anche presidente del Centro per la Cooperazione Internazionale, quindi insomma giochi comunque in casa Mario, no? Insomma, e, allora parlamentare, più volte parlamentare, sottosegretario e dopo essere stato sottosegretario agli esteri e quindi con esperienza, è stato appunto capo della delegazione della conferenza di pace tra Armenia e Azerbaigian proprio su questo coso. Quindi Mario, appunto, Giorgio ci ha portato fino a quegli anni e non so, ci piace anche pensare a sentire la tua esperienza diretta e che poi dopo appunto magari ci porti anche verso gli anni odierni, insomma, e ovviamente dopo rientra anche Giorgio con le sue considerazioni. Grazie Mario, a te la parola. Grazie a voi, grazie per l'invito. Giorgio ci ha portati fino, diciamo, allo scoppio di questa vera e propria guerra, 91-92, e io infatti entro in campo nell'aprile del 92. Perché? Perché l'OSCE, allora chiamata CSCE, sull'onda dell'entusiasmo per l'accordo di Helsinki e con l'ambizione di dimostrare di essere in grado di gestire in maniera pacifica dei conflitti nelle proprie aree, decide appunto di intervenire su questo conflitto e convoca, crea un gruppo di 12 paesi che poi diventerà il gruppo di Minsk, ma che nasce inizialmente come conferenza di pace sul Nagorno-Karabakh e chiede all'Italia di presiederla. Chiede all'Italia perché non coinvolta direttamente, c'era stata una candidatura della Francia ma considerata troppo filo armena, si sa che c'è una grandissima diaspora molto influente in Francia, armena, esclude l'Inghilterra perché nel 2018 ha aiutato l'Azerbaigian proprio nella definizione, diciamo, dei confini dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e quindi viene scelta l'Italia per non essere parte in causa e vengo nominato io come presidente di questa conferenza. Quindi teoricamente, più che una mediazione, doveva essere una conferenza convocata a Minsk perché la Bielorussia era uno dei 12 paesi, tra gli altri c'erano quelli attuali, la Germania, gli Stati Uniti, la Turchia, via dicendo, la Svezia, Finlandia, eccetera. E però questa conferenza non è mai partita, perché quando io ho fatto il primo viaggio nell'area, ne ho fatti tantissimi nei 2 anni, grosso modo
nei quali ho esercitato questa presidenza, li ho fatti sia in Armenia, in Azerbaijan, in Russia, in Iran, in Turchia, in Georgia. E faccio questo primo viaggio e però la conferenza non si realizza perché, cosa che ci porta, come dire, come analogia anche agli avvenimenti recenti, ciò che accade sul campo modifica radicalmente il quadro negoziale diplomatico che si era immaginato. A questo arriviamo fra un secondo, però prima è importante chiarire la difficoltà della gestione negoziale di questo conflitto, perché per le ragioni ricordate, anche se succintamente da Giorgio, era un conflitto ed è un conflitto estremamente complicato da affrontare in termini negoziali. Perché? Per tre ragioni sostanzialmente. La prima, più banale, per una difficoltà anche procedurale. La CSCE, oggi l'OSCE, lavorava e lavora in gran parte per consenso. Si sa perfettamente che quando gli organi multilaterali operano per consenso è molto difficile avere una efficacia e fare massa critica, perché è difficile comporre le diverse visioni che sono all'interno di questo schieramento. Questo ci porta alla seconda difficoltà, che era quella geopolitica. All'interno di questo gruppo c'erano e ci sono paesi che hanno degli atteggiamenti anche divaricati a volte. Basti pensare alla Turchia, che evidentemente ha sempre avuto una posizione totalmente filo a zero, e della Francia, ho detto, più schierata, ma con meno mezzi, diciamo, per intervenire direttamente in senso pro-armeno, e la Russia, che ha sempre avuto, per ragioni evidentemente di potenza, la tentazione di mantenere un certo grado di instabilità per poter esercitare pienamente il proprio ruolo di dominus nella regione. E questa difficoltà evidentemente era già importante nel momento in cui c'era una presidenza unica, diventerà poi ancora più difficile, per fare un riferimento ai tempi successivi, quando dalla presidenza unica si passerà alla troica, cioè a una presidenza fatta da tre paesi, che per me era ed è una delle ricette per la, diciamo, scarsa capacità di incidenza sul profilo diplomatico. La terza difficoltà è quella che ci si trovava e ci si trova di fronte alla difficile composizione di due principi ugualmente, diciamo, radicati nel diritto internazionale, ma totalmente incompatibili. Il principio della integrità delle frontiere e della, diciamo, impossibilità di modificare i confini attraverso mezzi militari, e dall'altra parte il principio dell'autodeterminazione, in particolare, diciamo, il principio della cosiddetta autodeterminazione rimediale, che voi sapete che l'autodeterminazione nasce in realtà e diventa forte dopo la decolonizzazione, quando si dice che evidentemente i paesi postcoloniali, non avendo avuto un governo legittimo prima, hanno il diritto di autodeterminarsi. E nella fattispecie si parla di autodeterminazione rimediale quando ci sono dei gruppi etnici minoritari o politici minoritari che sono messi in condizione di non poter esercitare pienamente il loro ruolo nel decidere diciamo, il proprio futuro e i propri problemi economici o sociali. Quindi due principi ugualmente presenti, ma difficilmente componibili. La difficoltà poi sul campo alla quale ho accennato e che ritorna anche ai tempi nostri è che appunto l'idea ideale di convocare questa conferenza si scontra con la realtà, perché io vengo nominato a maggio, ad aprile, a maggio faccio la prima missione nell'area, dopo aver concordato come costituire la conferenza, e però accade, ecco il riferimento ad oggi, la presa di Shusha o Shushi, anche allora, maggio del 92, da parte degli armeni, l'apertura del corridoio di Lachin, di nuovo ci rimanda a questi giorni, che consente di mettere in contatto direttamente l'Armenia con il Nagorno, e questo evidentemente ci obbliga a cambiare immediatamente diciamo, il tipo di impostazione negoziale, e da una conferenza che non si è mai convocata si passa a questo gruppo di Minsk che cerca di rimettere insieme i cocci per poter aprire questa conferenza. Quindi il lavoro va su due binari: uno, infinite discussioni a Villa Madama a Roma con i paesi direttamente coinvolti, Azerbaigian, Armenia, con gli altri paesi cooperanti e con i nagornesi, armeni e azeri del Nagorno-Karabakh, problema che questo non da poco, che si protrarrà negli anni,
di quale status negoziale dare a queste personalità, status che evidentemente veniva negato dagli azeri, che dicevano non trattiamo direttamente con l'Azerbaigian, che veniva rivendicato dagli armeni, che poi verrà riassorbito quando presidente dell'Armenia diventerà Kocharyan, primo presidente del Nagorno, e tornerà invece a presentarsi nel 2018 dopo l'elezione di Pashinyan. Problemi risolti in qualche modo, con difficoltà, però attribuimmo a queste parti nagornesi lo status di parti direttamente interessate, perché non si poteva dargli un ruolo evidentemente parificato agli stati partecipanti, ma trovammo questo escamotage perché potessero partecipare e discutere, però evidentemente al di là degli incontri diplomatici a Roma il lavoro importante era quello sul campo. E diretto a cosa? A cercare di stabilire un cessate il fuoco che fosse tale da consentire di riaprire il negoziato. E questo sarà un lavoro di un anno e mezzo che ogni volta che si arrivava vicino al risultato doveva ricominciare da capo, perché avvenivano altre diciamo conquiste territoriali da parte armena. Questa è la storia delle famose quattro risoluzioni delle Nazioni Unite, l'822, 853, 874 e 884, che sono quattro per l'appunto perché fotografano le quattro modificazioni sul campo che porteranno alla conquista da parte armena non solo del Nagorno che venne conquistato quasi immediatamente, ma dei famosi sette distretti azeri circostanti che da allora fino all'altro giorno sono stati, diciamo, occupati dalle forze armene. Il mio ultimo atto, io ho lasciato nel novembre del 93, ma diciamo l'ultimo atto sostanziale fu proprio quello che portò alla successiva delibera delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza. Tutte e quattro queste risoluzioni sono state fatte sulla base delle raccomandazioni che io ho inviato al Consiglio di Sicurezza a nome evidentemente non lettero personale, ma a nome del gruppo di Minsk. E sono importanti perché le ritroviamo ancora oggi le tematiche lì contenute. Nel senso che qual era il tentativo che noi facevamo? Era quello di stabilire un cessate il fuoco che contenesse però degli elementi tali da poter aprire un negoziato vero e proprio. E questi elementi, che sono stati gli stessi in tutti questi 25 anni, erano banalmente un cessate il fuoco, un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco, il ritorno dei profughi nei territori che avevano dovuto abbandonare e diciamo un'accettazione di un ruolo delle autorità di fatto del Nagorno che potesse portare a un negoziato per definire nel tempo necessario lo status definitivo. Per questo, fin dalla prima risoluzione dell'ONU, venne proposta un timetable, un piano operativo per il ritiro graduale delle truppe che occupavano e per l'implementazione delle altre previsioni, compreso l'apertura. Voi sapete che dall'inizio dello scontro la Turchia e l'Azerbaigian avevano e hanno chiuso le frontiere fino ad oggi dell'Armenia, creando un blocco, e quindi c'era la previsione anche di togliere questo blocco e consentire la piena circolazione delle merci e delle persone. Queste quattro condizioni, che sono, ripeto, del 93, le ritroviamo in tutti gli altri tentativi sporadici di trovare una soluzione per il conflitto. Ora, perché c'è un parallelismo fra quello che è accaduto nel 92-93 e quello che accade oggi? Perché allora l'Armenia, sentendosi superiore dal punto di vista militare, preferiva la strada della conquista alla strada del negoziato, anche perché evidentemente il negoziato doveva portare ad una mediazione, era difficile che il negoziato si concludesse con l'accettazione dell'indipendenza. E questa situazione è durata per molto tempo, anche perché nel 92-93 l'Azerbaigian era molto fragile, non solo economicamente e militarmente, ma anche politicamente. Pensate che nei due anni della mia presidenza io ho avuto a che fare con quattro presidenti azeri,
uno addirittura neanche incontrato perché venne sostituito prima del mio primo viaggio, e poi il primo presidente, il secondo il Cibei, il terzo Aliyev. Cioè questo fotografa la debolezza di un paese. Come ho detto, dal 94, quando si riesce semplicemente, non lo faccio più io, lo fa la presidenza successiva, anzi lo fanno i russi sulla base del lavoro fatto dalla presidenza svedese, lo fanno anche allora i russi, player principali nella zona, dal 94 cessazione dell'ostilità e quindi parte questo tentativo inesistente della comunità internazionale. Io sono molto critico con l'attività del gruppo di Minsk, che ha dei punti di tanto in tanto, dei tentativi, tutti abortiti prima di arrivare ad una discussione seria. Così accade nel 99, così accade nel 2001, così accade nel 2011, e ogni volta i temi sottesi a questo confronto sono quelli che abbiamo ricordato. Temi sempre riconfermati dalla comunità internazionale, arricchiti dai principi di Madrid, nei quali si aggiungono alcuni elementi, e in ultimo dal summit del G8 dell'Aquila, dove si aggiunge l'apertura di un secondo, diciamo, anche qua torniamo ai giorni di oggi, di una seconda linea, il corridoio del Nashewan, che possa raggiungere direttamente l'Azerbaigian. Questo diciamo modo, come tu hai detto giustamente, non ruolo della comunità internazionale e dell'OSCE in particolare, è stato in un certo momento quasi teorizzato. Si è parlato di conflitto congelato e questo è stato teorizzato. Cito per esempio un illustre diplomatico italiano che è stato presidente, segretario generale dell'OSCE, che in una sua dichiarazione nel novembre del 2011 disse testualmente: se non possiamo creare le condizioni per risolvere il conflitto, la seconda miglior scelta che possiamo fare è gestire il problema in modo tale da non peggiorarlo. Questa è la teorizzazione precisa del conflitto congelato. Però, come magistralmente ha detto una volta proprio Giorgio Comai, i conflitti congelati non esistono, perché come si scongelano i ghiacciai, ahimè purtroppo, si scongelano anche i conflitti. E allora le riflessioni conclusive che faccio di questo intervento sono: ma in questi 25 anni non ci si è accorti che la situazione nel frattempo stava cambiando? Era così impossibile prevedere che prima o poi la guerra sarebbe scoppiata in maniera totale? Io credo che fosse prevedibile, ma a testimonianza che lo era, cito un rapporto dell'International Crisis Group, uno degli organismi internazionali, diciamo, di analisi geopolitica dei conflitti più prestigiosi, che nel dicembre del 2019, in un suo rapporto, ha detto esplicitamente: guardate che se non si interviene, prima o poi un conflitto di larga scala scoppierà di nuovo. Perché questo? Io me ne resi conto, non mi sono più occupato di Nagorno-Karabakh per molti anni, quando nel 2018, dicembre, venne invitato dal governo azero, anzi dal centro studi, diciamo, strategici vicino alla presidenza, quindi dal governo sostanzialmente, a fare una conferenza per la comunità internazionale a Baku per parlare di questi 2 anni di esperienza che aveva avuto e poi per parlare di questo famoso possibile utilizzo della formula altoatesina che avevo lanciato allora nei privati conversari con i 2 presidenti, non nelle negoziazioni ufficiali, e che è rimasta sotto traccia, ma anche di questo ogni tanto se c'è una citazione insieme con la Groenlandia, con l'isola Holland, come diciamo possibile via d'uscita intermedia tra una semplice autonomia interna o un'indipendenza, il tentativo di trovare una mediazione fra quei 2 principi difficili da conciliare che ho detto prima. Ecco, ma in questi 27 anni la situazione sul campo è cambiata. È cambiata perché l'Azerbaigian si è rafforzato economicamente, si è rafforzato politicamente, ha un ruolo maggiore e militarmente. Ed un segnale di questa differenza, diciamo, di balance of power si è avuta nel 2016, quando con un attacco inizialmente simile a quello del 27 settembre, gli azeri si sono impossessati di un paio di località, diciamo, strategicamente importanti, e poi la cosa si è fermata lì. Però in questa mia, diciamo, visita in Azerbaigian, io ho colto 2 cose. Una,
una frustrazione crescente per il fatto che la diplomazia non portasse a nessuna modificazione. Una frustrazione legata anche a una difficile situazione interna, economica, il calo del prezzo del petrolio, del gas, e anche il fatto che questo, come sempre accade, questo problema del Nagorno-Karabakh è un problema che ha un peso politicamente interno molto forte. Ricordiamoci che a luglio, quando ci furono i primi incidenti e venne ucciso un generale azero abbastanza famoso, c'è stata una folla che ha attaccato il Parlamento azero. Quindi, diciamo, c'è anche un fattore interno che in entrambi i paesi pesa. E il secondo elemento, e chiudo su questo, che mi aveva colpito, era una attenzione molto favorevole all'elezione di Pashinyan, nel senso che si attribuiva il fatto che per la prima volta un presidente armeno non fosse più espressione diretta degli armeni del Nagorno e che avesse un'esperienza più da società civile che da establishment e fosse più aperto apparentemente sulla tematica del Nagorno, veniva vista con grande interesse. Come è noto, Pashinyan all'inizio ha avuto un atteggiamento aperto, c'è stato anche un incontro tra i due presidenti. Poi però negli ultimi tempi ha usato parole completamente diverse. È noto che Nagorno-Karabakh si è limitato a dire Nagorno e armeno, punto e basta. È noto che a un certo momento si progettava di cambiare, di spostare il Parlamento e il governo a Shusha, da Stepanakert, ed è interessante, sarebbe interessante capire il perché. Molti sostengono, ed è la tesi secondo me ragionevole, che questo dipendesse anche da un difficile rapporto che lui aveva con, e ha con i russi, che non lo amavano, non lo amano per le sue battaglie anche anticorruzione e che probabilmente abbia dovuto ricorrere a un atteggiamento nazionalista a sua volta per difendere la sua posizione all'interno. Quello che è certo è che non si è capito il cambio geopolitico drastico che c'era nella regione, questa modificazione nella bilancia di potenza, il nuovo ruolo molto più aggressivo della Turchia, il fatto che Pashinyan era un presidente debole nel suo rapporto con i russi. In conclusione si possono dire due cose. La prima, che gli armeni avranno comunque vada molto meno di quello che avrebbero avuto attraverso un processo negoziale serio. E la seconda, che ancora una volta l'Europa e gli Stati Uniti sono stati assenti e la partita si è giocata tra Russia e Turchia, così come in Libia, così come in Siria. Grazie Mario per questo tuo intervento. Sì, insomma, emerge questo quello che appunto definivamo un non ruolo, no? di una serie di istituzioni internazionali, tanto che oggi proprio sul sito dell'Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa, una delle persone che scrive appunto per l'Osservatorio, e anche insomma una persona che conosce bene le dinamiche anche dell'Europa, Paolo Bergamaschi, scrive che è una guerra che poteva essere evitata, no? Questa ultima, proprio per la serie proprio per quello che non si è fatto, no? Per prevenirla, insomma. E questo insomma è doppiamente triste quando forse con alcune soluzioni si potevano evitare spargimenti di sangue, perché parliamo anche di morti, non parliamo solo di territori che rivendicati da una parte o dall'altra, ma parliamo di persone, parliamo di morti, non solo tra i militari, che comunque sono persone e quindi ovviamente non dovrebbero morire, ma anche tra i civili. Allora Mario, con questo suo racconto anche personale della vicenda dagli anni 90, ci ha portato un po' all'oggi. Quindi Giorgio, a questo punto chiedo anche te introdurre, di parlare un po' di quello che è la situazione odierna. Mario appunto ha parlato anche dei ruoli di Turchia, dei ruoli della Russia, insomma, che esterni ma molto molto presenti, quindi insomma credo che sia importante anche questo aspetto qui. Poi magari possiamo anche cominciare a vedere, cominciano a esserci alcune domande. Alcune sono sugli anni 90, ecco, magari io, se Giorgio vuoi dire qualcosa, che noi le vediamo qua a monitor, se vuoi dire qualcosa, ma magari resterei più, adesso cercherei di andare più sull'oggi, no? Insomma, quindi se vuoi dire qualche battuta per chiudere sugli anni 90, ma poi andrei appunto sull'oggi, con un intervento sull'oggi, grazie.
Va bene, sì, si è attivato il microfono, sì. Sì, riprendo anche una questione a cui ha accennato Mario Raffaelli, che emerge anche da alcune delle domande. Allora, quando si parla di conflitto in Nagorno-Karabakh, ci si ritrova sempre a fare questa distinzione tra quello che è il Nagorno-Karabakh strettamente inteso, ovvero la regione, insomma, che corrispondeva a quella dell'autonomia già in epoca sovietica, e i territori adiacenti conquistati dalla parte armena nella guerra di inizio anni 90, in seguito ai quali in sostanza l'intera popolazione locale azera è stata costretta ad abbandonare le proprie case e le proprie terre natali. Secondo me, come dire, una riflessione che accenni un po' a questa, che evidenzi questa distinzione, anche un po' importante per capire come siamo arrivati all'oggi. Prima, appunto, Mario Raffaelli faceva riferimento al principio dell'autodeterminazione, al principio dell'integrità territoriale, che appunto in alcune circostanze sono conciliabili, mentre in altri, che sono poi quelli di conflitto, non lo sono. In questo caso qua, diciamo così, è possibile parlare di autodeterminazione degli armeni per quanto riguarda il Nagorno-Karabakh strettamente inteso, mentre non è affatto possibile parlare di autodeterminazione degli armeni quando si pensa a questi territori adiacenti, cioè sono aree che erano abitate quasi esclusivamente da azeri o altre comunità, ma non da armeni, quindi di quale autodeterminazione si sta parlando. È chiaro che anche quell'elemento era, come dire, di difficile argomentazione. Infatti, proprio queste aree all'epoca erano inizialmente vissute come moneta di scambio, quantomeno da una buona parte anche della stessa comunità armena, e quindi come un elemento da utilizzare nei negoziati per arrivare a una soluzione favorevole, in sostanza appunto un riconoscimento di dipendenza del Karabakh e la possibilità di avere un collegamento via terra attraverso il cosiddetto corridoio di Lachin tra Nagorno-Karabakh e Armenia. Quello che è successo, che secondo me ha reso sempre più difficile trovare un compromesso al di là appunto delle dinamiche negoziali regionali a cui ho accennato prima Mario Raffaelli, sta proprio il modo in cui si è pensato a questi territori. Quindi vi sono, secondo me, due dinamiche, una da parte armena e una da parte azera, che è importante ricordare per cercare di ragionare su cosa è successo in questi più di 20 anni di conflitto non congelato, perché appunto, come evidenziava appunto Raffaelli poco fa, le cose sono cambiate tanto in questi anni. Beh, da parte armena, se questi territori inizialmente erano percepiti come appunto solamente un'area di sicurezza o moneta di scambio, sono stati concettualizzati sempre più come parte integrante dello stato de facto del Nagorno-Karabakh e quindi dello spazio armeno, quindi come emerge sia dalla cartografia locale sia dalla legislazione locale, quelle aree erano sempre più considerate territori come, come dire, uguali a quelli della vecchia autonomia del Nagorno-Karabakh, tanto che nelle mappe contemporanee, sia armene che del Nagorno-Karabakh, non si fa in sostanza alcun riferimento a quella regione autonoma, che invece poi è riemersa adesso nell'accordo di pace. A partire soprattutto dalla 99, inizio anni 2000, quindi è iniziato un processo anche in cui da parte armena si sono trasferite delle persone in queste aree, appunto precedentemente abitate da azeri, si parla in alcuni casi di persone che hanno costretto, erano state a loro volta costrette ad abbandonare le loro case in seguito al conflitto, in altri casi di persone che vengono dall'Armenia stessa, e quindi andare ad abitare queste aree. L'intenzione era quella di rafforzare in qualche modo il controllo su queste aree, rafforzare lo status quo, che era un po' l'intenzione evidentemente di lungo periodo della parte armena, di arrivare a uno status quo sempre più forte, di avere una comunità regolare anche in queste aree, che appunto ne legittimasse la presenza. Si stima che insomma, fino a settembre ci fossero circa 15-17 mila persone che abitavano regolarmente in questi territori cosiddetti adiacenti. E quindi questo è stato un elemento sempre più difficile, come dire, del conflitto, ma in certa parte rispecchiato anche da parte
azera. Nel senso che anche da parte azera si è sempre denunciato come del tutto illegale qualsiasi cosa venisse fatta dalle autorità di Stepanakert o succedesse nel Nagorno-Karabakh. Non si è insistito, con rare eccezioni, ad evidenziare la distinzione tra Nagorno-Karabakh e territori adiacenti, che secondo, come dire, i principi di base dei negoziati, poi come è emerso anche oggi, è una distinzione comunque importante sia, diciamo così, nel diritto, sia nella pratica. Ed entrambe le parti, come dire, non hanno evidenziato questa distinzione. Un po' questa guida a livello internazionale. No, volevo concludere sulla parte, quella è cambiata anche da parte dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian è cambiato in primo luogo, appunto, come sosteneva Raffaelli, che è diventato, grazie agli idrocarburi, alle nuove oleodotti costruiti in seguito agli accordi del 99, la crisi ceiana e altri fondi, molto, molto più ricco. Ma anche la posizione della leadership azera è cambiata in questi anni. È inutile negare, per chiunque ha ascoltato, se non direttamente, le registrazioni dei discorsi e degli incontri che faceva l'ex presidente Haidar, il padre dell'attuale presidente, negli anni 90 e fino all'inizio anni 2000, erano, come dire, dei discorsi, dei toni, tutto sommato, al di là della difficoltà del conflitto, molto più concilianti. Quindi vi era un'effettiva apertura al dialogo con la parte armena e un rispetto formalmente costantemente espresso e ribadito, pur con tutte le complessità del caso. In questi anni, anche da parte dell'Azerbaigian, la posizione è sempre stata sempre più massimalista, sempre più spinta a parlare di armeni come nemici. Questa è stata la forma, è stata costantemente usata anche in queste ultime settimane, e quindi rendendo sempre più difficile far procedere dei negoziati in mancanza totale di fiducia. Quindi, finché si fa riferimento alla parte armena come nemici, come un gruppo che dobbiamo mandare via, e qua si sempre distingue, sì, ma il presidente si riferiva ai militari o alla comunità locale. L'ambiguità spesso non era risolta. Se nei discorsi così dedicati a un pubblico internazionale il presidente, l'attuale presidente Ilham Aliyev, includeva sempre un riferimento all'importanza di tutelare i diritti della comunità armena locale, anche se erano riferimenti, diciamolo, molto generici, nei discorsi alla nazione i toni erano spesso molto più duri. Quindi da entrambe le parti, e si negava in modo sempre più esplicito qualsiasi disponibilità ad accettare una qualsiasi soluzione che non prevedesse il Nagorno-Karabakh come parte all'interno del quadro della sovranità dell'Azerbaigian. E quindi da entrambe le parti vi è stato un processo di radicalizzazione delle parti, che ha reso i negoziati sempre più impossibili, sia anche perché, come dire, questa narrazione era regolarmente espressa e riportata alla propria popolazione. E questo, secondo me, è anche uno dei problemi che emergeva, come dire, una trappola che le leadership si sono fatte a se stesse, si sono tolte tutte le possibilità di arrivare a una situazione negoziale. L'hanno fatto entrambe le parti, l'ha fatto in modo spiccato anche la parte armena in questi anni. Quindi finché, ad esempio, abbiamo visto, non so, pochi mesi fa, quando sono state le nuove elezioni delle autorità de facto del Nagorno-Karabakh, anche Pashinyan vi è andato e assistito al giuramento in cui si prometteva di difendere l'integrità territoriale della Repubblica del Nagorno-Karabakh, la Repubblica di Artsakh, come è stata poi rinominata con un referendum costituzionale qualche anno fa. Quindi a quel punto da parte armena si parlava già di integrità territoriale della Repubblica del Nagorno-Karabakh, dell'Artsakh, ma in questi confini più allargati, insomma, che includevano anche i territori adiacenti. Se questo era il punto di partenza, si insisteva sull'integrità territoriale in quei confini, senza fare altre distinzioni, si insisteva sulla propria superiorità militare, spesso si faceva scherno della possibilità che la parte azera potesse vincere, ebbene, insomma, la guerra si faceva sempre più inevitabile. E su questo, e poi concludo qui,
Sì, sicuramente appunto c'è una responsabilità legata anche ai comportamenti di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi da entrambe le parti. Ma davvero le ultime, secondo me, realistiche possibilità di arrivare a un accordo negoziale effettivo sono quelle del 99, forse quelle del 2001. Ma già da allora le posizioni si stavano allontanando, i toni stavano diventando, come dire, rendevano implausibile la situazione, una soluzione negoziata, e già da molti anni nessun leader dei due paesi sarebbe stato in grado in qualche modo di convincere la propria popolazione ad accettare un accordo che non rispecchiasse le soluzioni massimaliste che si definivano, o un risultato estremamente vicino a questo. Non l'avrebbe potuto fare né Pashinyan né il suo predecessore o altro presidente che avrebbe potuto arrivare al suo posto, adesso primo ministro dopo la riforma costituzionale in Armenia, né l'avrebbe potuto fare Aliyev, appunto anche in un contesto diciamo così più autoritario. Sarebbe stato molto difficile imporre una soluzione che non era in linea con il mantra così a lungo ripetuto che la soluzione era, come dire, piena integrità territoriale da parte dell'Azerbaigian e non mollare neanche un centimetro da parte dell'Armenia. Quindi questa è un po' la dinamica che secondo me ha reso sempre più inevitabile questa guerra, che era una guerra ampiamente annunciata, e poi appunto anche se nel contesto specifico ha resa possibile dal ruolo dalla pressione reciproca di alcuni attori. Adesso mi fermo se non parlo troppo, magari poi su questo insomma, si può continuare. Grazie Giorgio. Io riprendo proprio sull'ultima cosa che hai detto, cioè il ruolo degli attori esterni, chiamiamole. Vedo sui commenti che ci sono varie persone che proprio parlano dei ruoli, diciamo, esterni. Si parla di Russia, si parla di Turchia, si parla del... Ci viene chiesto come mai non ci siano, come mai l'Unione Europea non partecipi appunto così attivamente, e se ha delle preferenze, se ci sono interessi economico-strategici dietro questo, no? E anche c'è chi arriva a ipotizzare e a pensare se ci sia un possibile ruolo futuro dell'amministrazione degli Stati Uniti. Ecco, mi verrebbe da chiedervi, sia a Mario che a Giorgio, da questo punto di vista appunto delle tensioni appunto anche degli attori esterni. Un po' l'abbiamo già accennato, ma vedo che c'è molto interesse nei commenti. Ecco, parlando dei commenti, siamo contentissimi che ce ne siano molti. Permettetemi di, ci rendiamo ovviamente conto che ci sono persone, appunto l'ho detto anche prima, sia della comunità armena che della comunità azera, ecco, vi chiedo un attimo di moderazione su queste nostre pagine. Noi siamo qui proprio per cercare di capire e per cercare assieme di, noi non possiamo dare soluzioni ovviamente, ma il nostro intento è proprio quello di cercare dei ponti, cercare delle vie possibili, no? E di tracciare questo. La stessa esistenza del forum, ma anche del Centro per la Cooperazione, nasciamo proprio per questi motivi qua, per cercare appunto dei possibili via di dialogo. Quindi vi prego, almeno nei commenti, di cercare di moderarvi. Non so, Giorgio, Mario, su appunto questo, c'è molto interesse sul ruolo esterno dentro il conflitto. Quindi Mario, se vuoi magari te dire due cose su questo, e poi ovviamente anche te, Giorgio. Sì, ma in parte ne avevo accennato prima. Intanto cominciamo col dire che questa vicenda finale ha testimoniato l'assoluta irrilevanza del cosiddetto gruppo di Minsk, nel senso che uno dei tre soggetti della Troica ha avuto un ruolo determinante e gli altri due totalmente assenti. Gli Stati Uniti hanno cercato di fare un cessate il fuoco umanitario che è durato, cioè non è nemmeno cominciato, come gli altri due cercati dai russi, fino all'ultimo finale invece, e quindi il timbro che c'è stata una totale inesistenza da parte dell'Europa e degli Stati Uniti è certificato da questo, tant'è che io mi chiedo anche quale potrà essere un ruolo effettivo futuro del gruppo di Minsk, perché o viene rilanciato in qualche modo, cioè, o altrimenti non so cosa possa accadere.
mentre invece i due soggetti principali sono stati quelli citati, la Russia e la Turchia, e in forma incisiva, anche se meno appariscente, quella israeliana, perché è noto che, diciamo, la superiorità militare che hanno avuto gli azeri rispetto a questa convinzione che di cui parlava Giorgio, di non essere, diciamo, vincibili militarmente, basata sul fatto che c'era una lunga tradizione di superiorità, di capacità, del terreno montagnoso difficilmente prendibile, è stata superata da questo afflusso, a parte il mercenario o quant'altro, ma la cosa decisiva è stato l'uso massiccio di droni sofisticati e forniti sia dalla Turchia che da Israele. Allora uno si domanda perché Israele? Perché Israele ha un rapporto con l'Azerbaigian in chiave anti-iraniana, e perché l'Iran ha un ruolo defilato? Perché c'è una minoranza iraniana che supera il 30%, quindi una minoranza consistente che è di origine azera, e quindi l'Iran è pur, anzi, in questi giorni ci sono state manifestazioni con arresti di centinaia di iraniani di origine azera che andavano in piazza a protestare per mancanza di solidarietà islamica da parte dell'Iran. Quindi, diciamo, il ruolo dei players internazionali è molto più complicato di quanto possa apparire, diciamo, a prima vista. Più in generale è di nuovo, lo dicevo all'inizio, un esempio di quanto accaduto in Libia e in Siria, è accaduto anche in Nagorno-Karabakh, perché diciamo, in Libia i turchi arrivano a difesa del governo Sarraj per impedire che Haftar, supportato da Francia e da appunto la Russia, potesse prevalere. E dopodiché confronto armato e poi un accordo fra i due players. In Siria è capitato il contrario, i russi corrono in soccorso di Assad, che stava in difficoltà per l'azione degli oppositori sostenuti dalla Turchia. E in Nagorno-Karabakh, in forme diverse, è capitata la stessa cosa. Una competizione fra queste due potenze regionali e alla fine un accordo fra loro, sulla testa delle popolazioni, perché poi l'accordo è stato fatto da loro. Tra l'altro si dice che il vincitore diplomatico sia la Russia, è una sciocchezza, forse ha vinto molto di più, perché è normale che la Russia abbia un ruolo di quel tipo in un'area come il Sud Caucaso. La novità è il ruolo turco, che viene addirittura formalizzato con la creazione di un centro congiunto turco-russo per monitorare il cessate il fuoco. Allora, perché accade questo? Accade perché è finito il mondo multipolare, multilaterale, gli organismi multilaterali non funzionano e siamo in un gioco di potenze più o meno rilevanti che giocano negli scacchieri regionali il loro peso. Allora, l'Unione Europea, per contare, cosa deve fare? Deve esistere, ma per esistere, ahimè, bisogna avere una politica unita e avere anche gli strumenti. E purtroppo in certi casi lo strumento è anche uno strumento militare per poter pesare, perché altrimenti si è irrilevanti, che non significa avere uno strumento militare per usarlo necessariamente, ma per essere un giocatore. Una domanda, vedevo, diceva: ma perché, che rapporto c'è con i paesi? Certo, sono paesi anche diversi. Verso gli armeni c'è una naturale diciamo simpatia per le vicende tragiche che hanno dovuto sopportare nella storia, in particolare nei confronti della Turchia. L'Azerbaigian ha un rapporto forte per le ragioni economiche ricordate prima con molti paesi. Però anche qui il tema della necessità di un honest broker, come si dice in termini diplomatici, cioè di un soggetto internazionale che cerchi di mediare, è fondamentale per evitare che le dinamiche che ricordava Giorgio diventino irreversibili. Cioè, io ne parlo, io in questa conversazione non faccio evidentemente il simpatizzante di una parte o dell'altra, cerco di fare quello che è stato sempre il mio mestiere, cioè il mediatore, e che quindi cerca di ragionare con razionalità, con quello che è possibile fare. Mettere d'accordo in situazioni difficilissime due parti
è complicato perché le due parti devono entrambe ritenere che attraverso il negoziato possono ottenere il risultato che fino a quel punto ottengono con le armi. Per fare quest'opera di convincimento è necessaria anche una pressione esterna, perché non esiste mai, io ho operato in conflitti nel Nagorno, in Somalia, in Mozambico, in altri paesi del Corno d'Africa, e non esiste mai un processo di pace che possa arrivare a successo se non c'è un processo virtuoso di area, perlomeno regionale se non internazionale. Se i players attorno ai contendenti non hanno una posizione comune nel cercare una soluzione positiva, è difficile che questo accada, perché a turno i due players penseranno che l'opzione militare sia prevalente perché è quella che gli consente di garantire i propri interessi. Questo al netto, ripeto, del giudizio di valore sulle richieste, diciamo, alternative come metodo. E purtroppo questo, diciamo, honest broker è mancato e manca, perché le parti coinvolte non possono esserlo, perché la Russia ha degli interessi diretti, la Turchia ha i suoi, ed ha un'aggressività con Erdogan che non era quella della Turchia dei tempi miei, 92-93, che anche allora era totalmente a favore dell'Azerbaigian, ma non con l'aggressività e con la spregiudicatezza che ha Erdogan. Quindi questi sono i fattori che sono cambiati. E mentre allora poi una comunità internazionale aveva dei meccanismi più forti per contenere questi protagonismi, diciamo, violenti e aggressivi, oggi lo ha molto meno. E va ricostruita. E allora qual è il ruolo dell'Italia? In questo, per esempio, oltre che l'Europa, cosa fa l'Italia per far nascere, far crescere un'Europa che abbia queste caratteristiche? Perché poi le cose si costruiscono se tutti i mattoncini vengono messi uno accanto all'altro. Un'ultima considerazione, perché torno al tema del meccanismo che poteva essere tale da superare quel problema di cui parlava Giorgio, della incomunicabilità delle due parti. Il meccanismo era quello di non pretendere di dare una soluzione definitiva subito. Quando in quel pacchetto di opzioni che abbiamo ricordato, la cessazione delle ostilità, il monitoraggio internazionale, il ritorno dei profughi da una parte e dall'altra, l'apertura delle frontiere, si aggiungeva uno status provvisorio per le autorità di fatto del Nagorno-Karabakh. Quella era la chiave. Cioè, non pretendere che ci fosse il riconoscimento dell'indipendenza, non c'erano le condizioni per poterlo far accettare, né quello di non considerare, appunto, come diceva Giorgio giustamente, i nagornesi come un soggetto autonomo. La soluzione era quella di riconoscere un ruolo di fatto e usare questa situazione per portare avanti un negoziato che poteva durare anche degli anni prima di arrivare a una definizione conclusiva. Cosa è accaduto adesso sul campo, tragicamente? Che le previsioni di quel pacchetto sono state in gran parte ottenute militarmente, perché poi vediamo se sarà implementato, questa sarebbe un'altra discussione sulle difficoltà di implementare quel tipo di accordo, ma comunque teoricamente i territori, i sette distretti verranno ridati, no? Ci sarà apparentemente la libera circolazione delle merci, delle persone, ci sarà il corridoio di Lachin, però ci saranno due grandi differenze. Un protettorato russo, perché saranno i russi a gestire il Nagorno-Karabakh, e soprattutto la presenza degli armeni a Shusha, che è, come è noto, la posizione strategica per controllare il Nagorno-Karabakh. E i nagornesi che non avranno quello status neanche provvisorio, ma ad oggi sono totalmente privi di rappresentanza. Questa è la situazione tragica. Allora, concludo, cosa dovremmo fare? Preoccuparci di questo. Preoccuparci del fatto che purtroppo i nagornesi stanno scappando dal Nagorno. Ci sono cose tragiche. Ho visto prima di collegarmi un servizio della BBC con i nagornesi armeni che stanno bruciando le loro case perché non vogliono lasciarle a chi arriverà. I nagornesi soprattutto dei territori, diciamo, dei sette distretti, quei 15.000 di cui parlava Giorgio, che stanno bruciando le loro case e se ne vanno via. Vedo, questa è la tragedia che si sta consumando. E allora almeno su questo l'Europa qualcosa dovrebbe fare, intervenire dal punto di vista umanitario. E bisognerebbe spingere perché si riaprisse un qualche tipo di processo negoziale, perché una situazione che umilia di fatto gli armeni non può essere una situazione non solo accettabile, ma neanche stabile.
Grazie Mario, hai introdotto un tema del quale proprio volevo portare a una riflessione, insomma. Quindi ci sono ovviamente c'è un conflitto, ci sono stati, abbiamo parlato dei numeri di morti, ci sono degli sfollati. Ecco, quindi la situazione umanitaria. Giorgio, ieri al telefono, per preparare un po' questo appuntamento, parlavamo proprio della questione umanitaria, no? E del fatto che al momento nella zona praticamente ONG non ne stanno entrando, non possono entrare, se non ho capito male in questo momento. Quindi sarebbe interessante anche magari da parte tua se ci dici qualcosa di questo. Poi dopo, se vuoi anche tu aggiungere qualcosa sui ruoli esterni, ma credo che questa cosa della questione umanitaria in questo momento, ovviamente accordi di pace, soluzioni possibili sono fondamentali, ma in un momento in cui c'è gente che soffre, la questione degli aiuti, la questione del soccorso credo che sia fondamentale. Quindi se possiamo fare un focus su questo, credo che sia abbastanza importante. Grazie. D'accordo, sì, riprendo brevemente, parto brevemente dal ruolo della Russia, ma poi passerò subito appunto a parlare della questione umanitaria e di cosa può fare la comunità internazionale, che sono un po' le questioni che ci interessavano direttamente. Il ruolo della Russia, secondo me, è interessante perché in tanti scenari è un ruolo che ha dimostrato di essere destabilizzante. In questo caso ha avuto, pur con tutte le peculiarità, per tanti anni un ruolo che ha permesso di mantenere una relativa stabilità, anche se quella relativa stabilità è stato ciò che ha posto le basi per la guerra che stiamo vedendo adesso. Però in questo momento ha comunque avuto un ruolo, voglio dire, in qualche misura positivo. Cioè, se immaginiamo un contesto, adesso inimmaginabile, così per astratto, senza la Russia, quello che sarebbe presumibilmente successo sarebbe stato che la guerra avrebbe, come dire, fatto il suo decorso con un disastro umano, umanitario, ancora più ampio. Quindi, in qualche misura, la capacità della Russia di avere forza sufficiente per imporre, certo, delle condizioni, come dire, delle modalità tutte proprie. Una relativa stabilità nella regione ha una sua rilevanza. La Russia, però, non ne esce benissimo, anzi si va a infilare in una situazione davvero molto difficile. Qua credo che sia un po', si collega un po' a quando Mario Raffaele accennava al fatto che noi, insomma, si parla spesso della Russia come grande vincitrice. Questa è una cosa molto, molto discutibile, anche perché appunto si ritrova con un proprio contingente di forze di pace, un contingente, come è sempre il caso per questo tipo di azioni, relativamente ridotto, che deve tutelare la sicurezza degli armeni del Karabakh. Di questo si sta parlando in sostanza. E con la condizione inclusa in questo accordo stipulato qualche giorno fa, che la loro presenza dovrà essere, come dire, si prorogherà automaticamente, ma ogni 5 anni c'è la possibilità da parte di una delle due parti di bloccarlo. E questo crea un momento di tensione strutturale nelle relazioni tra i due paesi e, come dire, in un certo senso una quasi situazione di minaccia costante. E quella minaccia rende implicita per ora, rende più difficili le cose per la Russia. Dice, qualcuno potrebbe dire che dà strumenti di pressione a entrambe le parti, ma è vero anche il contrario. Insomma, la Russia si trova davvero in una situazione difficile, perché se, poniamo, tra 5 anni la parte dell'Azerbaigian dicesse no, basta, le forze di pace non le vogliamo più, cosa farà la Russia? È una situazione davvero difficile da immaginare e ci saranno, come dire, tante azioni perché questo non succeda, ma questa possibilità è tra gli elementi, e qui passiamo alla dimensione umanitaria, che rende particolarmente difficile la scelta per decine di migliaia di armeni della regione che devono fare. Alcuni si troveranno, già si trovano, insomma, sono già stati sostanzialmente costretti ad abbandonare le proprie case, alcuni lo dovranno fare. Altri si dovranno chiedere che cosa fare, se ritornare nelle aree, come dire, protette dalle forze di pace russe, ma se quella è una, come dire, una scelta
di vita saggia, naturalmente, come dire, tanti vogliono tornare alle loro case per patriottismo, semplicemente perché è il loro luogo natale, ma la situazione non è facile. Non si parla in modo esplicito dell'eventualità che vi sia qualche armeno che vuole rimanere nelle aree sotto controllo dell'Azerbaigian, una situazione estremamente difficile da immaginare nel contesto attuale. Quello di cui si arriverà a parlare, che è importante e che è una delle dinamiche centrali, come dire, che porta alla grande gioia pubblica che è stata espressa in Azerbaigian in queste settimane, la possibilità da parte di ragionevolmente decine di migliaia di persone, forse anche più, già insomma, nei prossimi anni, un po' alla volta di poter ritornare a quelle che erano le loro case, anche se oggi sono spesso solo rovine, e vi ritorneranno. Quindi vi è questa situazione molto difficile in cui vi sono decine di migliaia di azeri, centinaia di migliaia, erano il numero originale, vedremo quanti potranno realisticamente tornare nel breve periodo in queste aree, che vorranno ritornare alle loro case. Vi sono appunto decine di migliaia di armeni che le devono abbandonare, quindi sia poi appunto 15.000 poco più abitavano nei territori adiacenti, sia quelli delle zone del Nagorno-Karabakh, più strettamente inteso, che secondo, alla fine, in seguito a questa attuale azione militare, sono ora sotto controllo dell'Azerbaigian. Insomma, si parla di Shusha stesso, della zona di Adrut, di alcune aree nel nord. È difficile appunto arrivare a delle stime precise di quante persone, probabilmente un altro quasi 20.000 persone, che realisticamente non potranno tornare nel breve periodo alle proprie abitazioni. E quindi questo crea una situazione umanitaria molto difficile per l'Armenia, che dovrà affrontare, dovrà decidere cosa fare con queste decine di migliaia di persone, se queste si troveranno casa in Armenia, andranno da altre parti, alcuni forse sceglieranno di andare all'estero, nel lontano estero, come si dice a volte nella regione, o nella Russia, come hanno scelto in tanti dopo la guerra d'inizio anni 90. Altri potrebbero decidere di trovare nuova casa, soprattutto se avranno un sostegno da parte del governo, in altre parti, in quelle parti del Karabakh che adesso la parte armena ancora mantiene. Ora, in questo contesto, appunto, c'è un grande dilemma su cosa può fare la comunità internazionale. Appunto, la situazione è davvero drammatica e fino adesso c'è poco che ci fa ben sperare. Abbiamo parlato dell'irrilevanza dell'Unione Europea e di altri attori internazionali. Il caso dell'Unione Europea, forse appunto questa irrilevanza ce la potevamo in un certo senso aspettare in tempo di guerra, appunto perché non ha capacità militare l'Unione Europea, ma in fase di negoziati, ricostruzione, aiuto umanitario, l'Unione Europea potrebbe avere un ruolo importante. Ieri Borrell ha fatto una dichiarazione, insomma, in seguito ha sentito i ministri degli esteri del Medio Azerbaigian, ha detto una frase che mi ha colpito, e lo dico sinceramente, insomma, in modo negativo, ha detto noi siamo pronti ad aiutare, ha detto l'Unione Europea ha già contribuito con quasi €1 milioni agli aiuti umanitari nella regione. Ora, stiamo parlando di decine di migliaia di sfollati, l'Unione Europea mi parla di quasi €1 milioni, come se fosse una cosa rilevante. Adesso, come dire, in tempi migliori la provincia autonoma di Trento da sola avrebbe forse potuto fare di più, e quindi se questo è il punto di partenza è davvero è scoraggiante. Però appunto direi che non è il caso di scoraggiarsi, c'è molto da fare e qui si tratta, qua si entra nell'ambito in cui ci sono una serie di aspetti e di decisioni che devono essere prese in queste settimane, perché appunto per quanto riguarda le questioni di lungo periodo, un accordo di pace sarà necessario aspettare, appunto non solo perché non è il momento di parlare sicuramente di status o di quant'altro, ma perché per arrivare a qualsiasi tipo di accordo di pace ci vorranno comunque dei tempi lunghi per trovare anche delle soluzioni pragmatiche. Ma ci sono una serie di decisioni che andranno fatte nel breve periodo che avranno un impatto su quanto la situazione rimarrà, come dire, gestita in modo locale, come adesso, in sostanza, in cui la Russia ha la piena responsabilità della comunità armena locale di garantire la stabilità nella regione. In questo momento la responsabilità è puramente russa, è un carico pesante che la Russia ha voluto, ma forse non vuole esclusivamente.
E qui emergono una serie di questioni. In primo luogo, in tutti questi anni, da parte dell'Azerbaigian si è molto insistito, si è fatta molta pressione perché le organizzazioni internazionali non potessero accedere al Nagorno-Karabakh, a differenza di quanto è avvenuto in tanti altri conflitti, in questa e in altre regioni. Quindi, in sostanza, solo la Croce Rossa Internazionale era direttamente attiva in Nagorno-Karabakh e l'organizzazione della diaspora armena, un'organizzazione, Halo Trust, che fa the mining, è forse l'unica altra eccezione di rilievo. E se ci auspichiamo un maggior coinvolgimento internazionale, beh, questo è il momento. Da parte dell'Azerbaigian, che ha tanto di cui festeggiare, potrebbe essere anche il momento di avere un po' più apertura e quindi permettere permettere a organizzazioni internazionali di intervenire. Stiamo parlando, l'unica che si cita anche nell'accordo, l'UNHCR, insomma, ma come dire, altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, quindi UNICEF, ma anche numerose altre organizzazioni internazionali che spesso sostenute anche da Unione Europea o altri attori internazionali potrebbero intervenire attivamente. Insomma, la speranza è che l'Azerbaigian non dimostri, cioè dimostri apertura a questo tipo di eventualità e che la Russia sia favorevole a questo tipo di intervento. In altri contesti la Russia ha avuto una posizione un po' ambigua rispetto alla presenza di altre organizzazioni, inclusa l'OSCE stessa, se pensiamo ad esempio sia OSCE Nazioni Unite rispetto ad altri conflitti in Caucaso del Sud, in particolare in Abkhazia, in Ossetia del Sud. Ma in questo caso, se in queste aree fosse un maggior coinvolgimento internazionale, sarebbe più difficile immaginare che con la ricostruzione dell'infrastruttura civile, sanitaria, sociale che dovrà avvenire in questo periodo, se vi sarà in questa fase di ricostruzione, di sostegno umanitario, un intervento più ampio internazionale, è più difficile immaginare che tra qualche anno l'Azerbaigian decide di dire no, questo adesso la risolviamo di nuovo in modo militare. Insomma, la presenza anche pacifica da parte della comunità internazionale, secondo me, in questa fase può avere un aspetto positivo, può avere un aspetto positivo sicuramente per i diretti interessati che ne hanno un estremo bisogno, ma anche per le parti in causa, perché per arrivare a un contesto negoziale più realistico, che realmente possa portare degli accordi di pace di lungo periodo, c'è bisogno sicuramente di pazienza, ma c'è bisogno anche di un coinvolgimento più ampio della comunità internazionale. Finché sul suolo rimane solo la Russia, questo lo trovo molto difficile. Mi fermo qui. Bene, Giorgio, io direi che abbiamo ancora qualche minuto, ci eravamo dati un po' come limite le 8:30, ci sono ancora, vedo molte persone, ci sono molti interventi, ci chiedono del ruolo delle diaspore, ci chiedono del ruolo anche un po' di spiegare un po' la questione della riapertura dei corridoi di transito che sono menzionati nell'accordo. Alcune persone parlano di status provvisorio, modello Kosovo, ecco, insomma, ci sono una serie di interventi che possiamo riprendere, o anche, sempre parlando di ruoli esterni, il ruolo, un possibile ruolo dell'Iran, dato che ci sono insomma, una buona parte di popolazione iraniana è di origini azere, no? Insomma, quindi vedo che c'è sicuramente molto interesse, e questo nostro momento informativo e formativo anche per noi stessi, credo, insomma, vedo che c'è molto molto interesse e la gente partecipa molto. E Mario, da questo punto di vista, appunto, se vuoi, come dicevo, insomma, abbiamo ancora una decina di minuti tra te e Giorgio, io direi appunto sulle prospettive, un attimo sulle prospettive finali, e appunto lo accennavi anche te, il ruolo anche nostro, degli italiani. Qua da noi abbiamo, insomma, abbiamo delle comunità azere e comunità armene molto presenti, insomma, che ruolo possiamo avere anche nelle nostre i nostri comuni in questo periodo?
forse insomma in vari comuni del Trentino sono state portate l'attenzione della situazione del Nagorno-Karabakh, in consiglio regionale si discuterà una mozione che parla proprio di Nagorno-Karabakh, insomma quindi c'è sicuramente attenzione, quindi anche il ruolo, che è un po' quello nostro del forum, no? Il ruolo anche delle comunità locali, non so, mi piacerebbe anche una battuta su questo, insomma, tu che hai sempre un'attenzione anche appunto su quello che è l'aspetto locale. Grazie. Ma concordo totalmente con Giorgio sul fatto che il momento adesso non è quello di parlare di riapertura di negoziati, mentre l'emergenza e la possibilità è quella di intervenire su questa questione umanitaria. E questo andrebbe fatto in maniera consistente proprio perché vanno create le condizioni materiali perché la popolazione armena che è attualmente in Nagorno, quella che è attualmente nei territori occupati e che ci rimane, possa rimanerci realmente, avendo la possibilità materiale, prima ancora che politica, di poterlo fare. E perché si creano le condizioni per un rientro di quelli che hanno abbandonato o intendono abbandonare. E questo può essere fatto perché, appunto, a differenza delle altre situazioni, l'Europa ha i mezzi, ha gli strumenti per intervenire e dovrebbe svolgere un'azione diplomatica in questo senso, non tanto per riaprire il negoziato, che oggi è prematuro e realistico, ma per chiedere ai russi per un verso, per il loro ruolo che hanno, ma l'Azerbaigian soprattutto, di avere pieno accesso e la possibilità di intervenire umanitariamente. Da questo punto di vista va usato come leva, come diceva Giorgio, il fatto che l'Azerbaigian oggi ha di che essere soddisfatto e anche il fatto che a parole, magari come lip service per la comunità internazionale, dice che ovviamente intenderà assicurare agli armeni la condizione di poter restare. Cioè, bisogna prenderli in parola e chiedere di essere attori su questo. E per venire alla domanda locale, farebbero bene le amministrazioni, invece che presentare mozioni oggi, diciamo, come dire, fuori tempo, per riconoscimento dell'Artsakh o del negoziato che ormai per il momento è saltato, concentrarsi per chiedere al governo italiano di intervenire in questo senso nella comunità internazionale. E quindi, per esempio, la mozione di cui parlavi, presentata in regione, andrebbe riformulata in questo senso, dicendo di fronte alla situazione drammatica che si è creata dopo gli avvenimenti, eccetera, eccetera, si chiede alla provincia di Trento di farsi attiva verso il governo in questo senso, e questo farlo nelle varie amministrazioni dove c'è la possibilità, insomma, di attivare questi processi, perché questa è diciamo, la priorità oggi. Non vedrei altre iniziative, diciamo, utili al momento. Poi verrà il tempo anche per tornare alle questioni, diciamo, più politiche legate al negoziato. Brevissimamente sulle domande che hanno fatto, i corridoi sono previsti, la riapertura nell'accordo siglato, sia il corridoio di Lachin, 5 chilometri, molto più stretto di quanto era previsto nel vertice dell'Aquila del G8, comunque viene prevista la riapertura controllata appunto dai russi, è previsto che nei prossimi 3 anni, anche questa cosa abbastanza irrealistica, si apra una sorta di circonvallazione che porti direttamente a Stepana per evitare il passaggio a Shusha, e però c'è anche l'apertura di questo secondo corridoio che dovrebbe portare dal Nashewan all'Azerbaigian, e che significa dalla Turchia all'Azerbaigian. Quindi questi sono i due corridoi, diciamo, di cui è prevista dall'accordo l'apertura. Per quanto riguarda l'Iran, avevo detto prima appunto che c'è stata questa tensione, è ovvio che l'Iran sia preoccupato da un crescente nazionalismo a zero, e quindi il ruolo che avrà sarà, diciamo, legato a questa preoccupazione. Sulla questione delle diaspore, lì di nuovo sarebbe un terreno di azione da parte di istituzioni locali o da strumenti come il centro, bisognerebbe favorire dei momenti di incontro e di dialogo fra le diaspore, perché purtroppo invece molto spesso le diaspore tendono ad essere più radicali di quanto a volte sono dei rappresentanti, diciamo, che vivono nei paesi.
le diaspore avrebbero un grande ruolo nel cercare di favorire dei momenti di approfondimento, di dialogo fra di loro. Giorgio, anche te su queste ultime cose, una battuta finale? Sì, davvero una battuta finale, perché siamo così in chiusura. Esatto, sì. Sì, appunto, se si parla di dichiarazioni simboliche da parte delle autorità locali o altri enti, sono anch'io completamente in linea con quanto diceva Mario Raffaelli poco fa, appunto, la linea è quella di spingere le autorità nazionali e internazionali perché agiscano direttamente dal punto di vista umanitario e si impegnino nella ricostruzione. Se vuole esserci un impegno diretto, anche quello simbolico in qualche forma, ricordiamo che già la Croce Rossa Internazionale ha attivo una linea di fondi da cui sta ricevendo sostegni da una serie di paesi, ma accetta anche da privati, quindi anche un sostegno simbolico, se quello vuole essere, può essere un punto di partenza, ma non è tanto per, come dire, la piccola somma che verrà trasferita, e che ricordiamo aiuta attiva da entrambe le parti, nel caso specifico della Croce Rossa Internazionale e così di altre organizzazioni che potrebbero essere attive. La cosa più importante è proprio questa, quella di come dire, spingere l'Italia, nel nostro caso, insomma, in senso ampio l'Europa e l'Unione Europea ad altri attori rilevanti ad avere un ruolo più attivo appunto per affrontare l'emergenza umanitaria che sta succedendo sotto i nostri occhi, davvero un'emergenza umanitaria del tutto immediata, e quindi servono delle risposte concrete a breve periodo per creare appunto la situazione che ci permette di trovare una soluzione di lungo periodo più adeguata. Per chiudere un po' questo momento, che speriamo possa essere stato utile, devo dire che effettivamente in questo momento diventa fondamentale aiutare le persone che stanno soffrendo in quella zona. Diventa assolutamente fondamentale e essenziale. E quindi anche noi, nel nostro piccolo come Forum per la Pace, quello che possiamo fare è sicuramente perorare questa, sicuramente in questo primo caso, questa causa. Mi piace molto quello che dice Mario, un ruolo delle nostre delle realtà come il Forum, come la Centro Cooperazione, potrebbe anche essere quello di cercare dei punti di contatto con le diaspore, quindi anche con le comunità presenti qua da noi, insomma, e cercare delle vie di dialogo, che spesso sono i primi enzimi che aiutano nelle reazioni, no? Credo che sia fondamentale e molto importante. Io vedo, ci sono ancora 120 persone collegate, insomma, quindi veramente è stato dal punto di vista della presenza siamo arrivati a oltre 200, quindi io sono veramente contento della partecipazione che c'è stato. Chiaro, abbiamo contento della partecipazione, abbiamo parlato di cose anche brutte, purtroppo ci sono dei morti, ci sono dei feriti, ci sono degli sfollati, e questo non è mai bello di parlare di quello, però credo che sia importante cercare di capire. Da parte nostra, come Forum, appunto, il primo step di qualsiasi azione possibile è quello dell'informazione, dell'informarsi e dell'informare. Quindi cercare di capire senza paraocchi, e quello è quello che abbiamo cercato di fare oggi assieme agli ottimi interventi di Giorgio Comai e gli ottimi interventi di Mario Raffaeli. Io credo che come contributo per oggi possa bastare, credo che magari se ci fossero anche qualche novità si potrebbe anche fare un bis di un intervento del genere, ma vedremo, insomma, siamo ovviamente sicuramente l'Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa è sempre attento, quindi vi consiglio di seguire gli aggiornamenti sulla zona del Nagorno-Karabakh, ma non solo, e sicuramente da parte nostra come Forum l'attenzione c'è sempre. Io vi ringrazio lo staff del centro e del Forum che ha collaborato per le questioni tecniche, ringrazio soprattutto Giorgio Comai e Mario Raffaeli che
credo che siano stati di ottimo aiuto, e soprattutto voi perché avete partecipato attivamente con le domande e con le vostre considerazioni. Avete visto, abbiamo cercato per quanto possibile anche di rispondere e di commentare. Grazie ancora, buona serata e speriamo che le cose vadano sempre meglio, sia per la pandemia che ahimè ci assilla, ma anche per la situazione in quel paese. Grazie di cuore e buona serata, buonanotte.